Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro percorso per comprendere meglio l'insegnamento di San Paolo, ci incontriamo oggi con un tema difficile ma importante, quello della giustificazione. Cos'è la giustificazione? Noi, da peccatori, siamo diventati giusti. Chi ci ha fatto giusti? Questo processo di cambiamento è la giustificazione. Noi davanti a Dio siamo giusti. È vero, abbiamo i nostri peccati personali, ma alla base siamo giusti. Questa è la giustificazione. Si è tanto discusso su questo argomento per trovare l'interpretazione più coerente con il pensiero dell'Apostolo. E, come spesso accade, si è giunti anche a contrapporre le posizioni. Nella lettera ai Galati, come pure a quella dei Romani, Paolo insiste sul fatto che la giustificazione viene dalla fede in Cristo. Oh padre, io sono giusto perché compio tutti i comandamenti, sì, ma da lì non ti viene la giustificazione. Ti viene prima. Qualcuno ti ha giustificato. Qualcuno ti ha fatto giusto davanti a Dio. Sì, ma sono peccatore. Sì, sei giusto, ma peccatore. Ma alla base sei giusto. Chi ti ha fatto giusto? Gesù Cristo. Questa è la giustificazione. Cosa si nasconde dietro la parola giustificazione, che è così decisiva per la fede? Non è facile arrivare a una definizione esaustiva. Però nell'insieme del pensiero di San Paolo si può dire semplicemente che la giustificazione è la conseguenza della misericordia di Dio che offre il perdono. E questo è il nostro Dio così tanto buono, misericordioso, paziente, pieno di misericordia, che continuamente dà il perdono, continuamente. Lui perdona. E la giustificazione è Dio che perdona dall'inizio a ognuno, in Cristo. La misericordia di Dio che dà il perdono. Dio, infatti, attraverso la morte di Gesù, e questo dobbiamo sottolinearlo, attraverso la morte di Gesù, ha distrutto il peccato e ci ha donato in maniera definitiva il perdono e la salvezza. Così i giustificati, i peccatori, sono accolti da Dio e riconciliati con Lui. È come un ritorno al rapporto originario tra il peccatore, il creatore e la creatura, prima che intervenisse la disobbedienza del peccato. La giustificazione che Dio opera, pertanto, ci permette di recuperare l'innocenza perduta con il peccato. Come avviene la giustificazione? Rispondere a questo interrogativo equivale a scoprire un'altra novità dell'insegnamento di San Paolo, che la giustificazione avviene per grazia, solo per grazia. Noi siamo stati giustificati per pura grazia, ma io non posso, come fanno qualcuno, andare dal giudice e pagare perché mi dia giustizia. No, in questo non si può pagare. Ha pagato uno per tutti noi, Cristo. E da Cristo, che è morto per noi, viene quella grazia che il Padre ci dà tutti. La giustificazione avviene per grazia. L'Apostolo ha sempre presente l'esperienza che ha cambiato la sua vita. L'incontro con Gesù, risorto sulla via di Damasco. Paolo era stato un uomo fiero, religioso, zelante, convinto che nella scrupolosa osservanza dei precetti consistesse la giustizia. Adesso però è stato conquistato da Cristo e la fede in Lui lo ha trasformato nel profondo, permettendogli di scoprire una verità fino ad allora nascosta. Non siamo noi con i nostri sforzi che diventiamo giusti. No, non siamo noi. Ma è Cristo con la sua grazia a renderci giusti. Allora Paolo, per avere una piena conoscenza del mistero di Cristo, è disposto a rinunciare a tutto ciò di cui prima era ricco, perché ha scoperto che solo la grazia di Dio lo ha salvato. Noi siamo stati giustificati, siamo stati salvati
per pura grazia, non per i nostri meriti. E questo ci dà una fiducia grande. Siamo peccatori, sì, ma andiamo sulla strada della vita con questa grazia di Dio che ci giustifica ogni volta che noi chiediamo il perdono. Ma non in quel momento ci giustifica, siamo giustificati, ma viene a perdonarci un'altra volta. La fede ha per l'Apostolo un valore onnicomprensivo, tocca ogni momento e ogni aspetto della vita del credente, dal battesimo fino alla partenza di questo mondo. Tutto è impregnato dalla fede nella morte e resurrezione di Gesù che dona la salvezza. La giustificazione sottolinea la priorità della grazia che Dio offre a quanti credono nel Figlio Suo senza distinzione alcuna. Perciò non dobbiamo concludere comunque che per Paolo la legge mosaica non abbia più valore. Essa anzi resta un dono irrevocabile di Dio e, scrive l'Apostolo, è santa. Pure per la nostra vita spirituale è essenziale osservare i comandamenti, lo abbiamo detto parecchie volte già. Ma anche in questo non possiamo contare sulle nostre forze. È fondamentale la grazia di Dio che riceviamo in Cristo, quella grazia che ci viene dalla giustificazione che ci ha dato Cristo, che ci ha pagato per noi. Da Lui riceviamo quell'amore gratuito che ci permette a nostra volta di amare in modo concreto. In questo contesto è bene ricordare anche l'insegnamento che proviene dall'Apostolo Giacomo, il quale scrive: «L'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede». Sembrerebbe il contrario, ma non è il contrario. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. La giustificazione, se non fiorisce con le opere nostre, sarà lì, sottoterra, come morta. C'è, ma noi dobbiamo attuarla col nostro operato. Così le parole di Giacomo integrano l'insegnamento di Paolo. Per entrambi, quindi, la risposta della fede esige di essere attivi nell'amore per Dio e nell'amore per il prossimo. Perché attivi a quell'amore? Perché quell'amore ci ha salvato tutti, ci ha giustificato gratuitamente, gratis. La giustificazione ci inserisce nella lunga storia della salvezza che mostra la giustizia di Dio. Di fronte alle nostre continue cadute e alle nostre insufficienze, Egli non si è rassegnato, ma ha voluto renderci giusti e lo ha fatto per grazia, attraverso il dono di Gesù Cristo, della sua morte e resurrezione. Alcune volte ho detto come il modo di agire di Dio, qual è lo stile di Dio. E l'ho detto con tre parole. Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Sempre c'è vicino a noi, è compassionevole e tenero. E la giustificazione è proprio la vicinanza più grande di Dio con noi, uomini e donne, la compassione più grande di Dio con noi, verso di noi, uomini e donne, la tenerezza più grande del Padre. La giustificazione è questo dono di Cristo, della morte e resurrezione di Cristo, che ci fa liberi. Ma Padre, io sono un peccatore, ho rubato, sì, ma alla base sei un giusto. Lascia che Cristo attui quella giustificazione. Noi non siamo condannati alla base, no, siamo giusti. Permettetemi la parola, siamo santi alla base, ma poi col nostro operato diventiamo peccatori, ma alla base siamo santi. Lasciamo che la grazia di Cristo venga su e quella giustizia, quella giustificazione ci dia la forza di andare avanti. Così la luce della fede ci permette di riconoscere quanto sia l'infinita misericordia di Dio, la grazia che opera per il nostro bene. Ma la stessa luce ci fa anche vedere la responsabilità che ci è affidata per collaborare con Dio nella sua opera di salvezza.
La forza della grazia ha bisogno di coniugarsi con le nostre opere di misericordia, che siamo chiamati a vivere per testimoniare quanto è grande l'amore di Dio. Andiamo avanti con questa fiducia, Tutti siamo stati giustificati, siamo giusti in Cristo. Dobbiamo attuare quella giustizia col nostro operato. Grazie.